futuro direi più che affascinante, lo vedete qua, un Concept 6 con un motore 6 cilindri in linea, un motore straordinario capace di erogare a cavalli e coppia, soprattutto per una straordinaria e piacevolissima esperienza di guida. Sì, direi che è molto bello vedere come quest'anno, così come l'anno scorso, il gruppo BMW, peraltro molto attivo nella ricerca di nuovi modelli, riesca anche ancora una volta a stupire con un design, un'eleganza e un'innovazione direi molto forte, tale da suscitare fortissime emozioni. Ma direi sicuramente noi abbiamo fatto un importante passo nel Supersport con la nuova S1000RR, presente nel campionato Superbike e in modo direi interessante, con un'esperienza che a partire dall'anno prossimo ci vedrà protagonisti all'interno del campionato Superstock. Con una squadra importante, una squadra che ha già 3 titoli mondiali al proprio palmarès, e quindi entriamo con importanti aspettative come BMW Motorrad Italia. Novità di prodotto qui come BMW Motorrad all'EICMA, al di là del prototipo che vedete qua vicino a me, abbiamo un rinnovato R1200GS con un nuovo motore per maggiori cavalli ma soprattutto maggiore coppia e fluidità di erogazione, abbiamo una nuova R1200RT e direi l'inizio della vera e propria commercializzazione della nuova S1000RR, questa straordinaria moto che abbiamo visto protagonista nel Mondiale Superbike. Con l'R1200GS BMW continua ad innovare, continua a portare innovazione per maggiore piacere di guida ai propri clienti e soprattutto, in modo direi straordinario, la ritroviamo in vetta alle classifiche come moto più venduta in Italia. Sì, un anno particolarmente complesso per il mercato delle moto in Italia, un anno che ha visto un arretramento molto forte, siamo arrivati a livelli di volume del mercato di 10 anni fa. Eppure in questo contesto il gruppo BMW ha saputo guadagnare spazio, guadagnare quote di segmento, a testimonianza che quando c'è il prodotto, c'è tecnologia, design, innovazione e una grande forza commerciale sul territorio data dalla nostra rete, beh, i risultati ci sono.